E ciao Chloe, grazie della linea. Nuovissimo episodio della seconda stagione di Urbex Sound con me, con Bart Duchan dall'altra parte del vetro, come si diceva un po' prima. Vedo Lucy che mi dà la zampa in alto, quindi vuol dire che posso continuare a registrare. Parliamo di Urbex, di Urban Exploration, come direbbe il mio amico Franco, e in questo episodio parliamo di hotel abbandonati in Italia e nel mondo. Ce ne sono tantissimi abbandonati per varie ragioni. Urbex Sound. Non hanno mai visto la scena di Psycho del Motel Bates, dove c'è la classica scena copiata da molti registi della doccia. È in quanti. Adesso parliamo di questo hotel, che diamo un nome fittizio e lo chiamiamo Hotel Bates. È un hotel di 3 piani del nord Italia, in zona lago, ma non vi do la posizione per problemi di vandalismo, non si possono dare le posizioni delle esplorazioni. Questo hotel è stato costruito ai primi 900, è stato per varie gestioni, è stata una gestione familiare per molto tempo, fin quando poi, diciamo, l'ultima erede muore e rimane abbandonato. Anche se in vendita, rimane comunque abbandonato. Ha un terreno grandissimo, è stato per tempo contrattato per l'acquisto con dei russi, poi non si è più saputo niente. E più avanti, vicino a questo hotel qua, ce n'è un altro che è ancora più storico, solo che purtroppo anche lì è crollato il tetto ed è crollato tutto. È stato forse a inizio 700 di questo hotel. Bene, entrando sempre negli hotel, viene in mente la scena della doccia. Potete andare a vedere il video completo di questo hotel sul canale di Mystery Road Team, si chiama Hotel Bates il video, e potete scrutare voi e dire voi.
adesso parliamo con esploratore dell'Urbex. Sentiamo cosa ha da dirci. Allora, tu, ciao a tutti. Faccio Urbex. Praticamente quando entri negli hotel, no? Entrando, non spacchi niente, si spacca niente. C'è la porta aperta, entri, non scavalchi. Quando entri nell'albergo c'è la hall tutta distrutta, e io la trovo sempre tutta distrutta, il bar distrutto, e poi vai su, se ci sono le scale vai su, no? Sei attento, usi la torcia, perché se c'è buio usi anche un po' la torcia. Andando su nell'albergo sono le stanze, c'è il letto tutto ribaltato, non so, io trovo tutti ribaltati i cessi rotti, e i cessi anche dentro i letti si trovano. Non ho capito la struttura di questo albergo che sono entrato, però è molto interessante. Ringrazio tutti e ciao da Sassaulo. Urbex Sound. Adesso andiamo in Colombia, in un hotel vicino ad una cascata, disperso, si può dire quasi nel nulla. Si chiama l'hotel El Salto. È un hotel stato costruito negli anni 20 per comunque gente aristocratica, molto gente molto benestante, solo che dopo 10 anni, per la difficoltà di arrivare in questo hotel, perché è vicino proprio, è quasi un dirupo con una cascata, siamo un po' quasi da vedere il video, le cascate del Niagara un po' più piccole, è stato abbandonato, perché comunque in quegli anni era anche difficile muoversi, non come adesso. Urbex Sound. Beauty now.
devastating beauties now. E quindi Lucy mi annuncia che bisogna andare a chiudere, il minutaggio a nostra disposizione è quasi scaduto. Io spero vi sia piaciuta questa puntata riguardante i racconti un po' degli hotel abbandonati. Se avete qualche altra esplorazione, qualcosa da farmi raccontare, potete andare sui social della radio o i miei social, Bart Dushan, mi trovate ovunque, o contattare anche il canale di Mystery Road Team. Saluto anche chi ha parlato prima per l'intervista, che ci ha raccontato un po' di cose che si sapevano già. Lucy mi fa accenno con la zampa di chiudere. Lucy, vuoi salutare? No, niente, Lucy è andata via. Comunque ringrazio tutti per l'ascolto. C'è alla domenica, c'è anche Clubland, un mixato, solo mixato di musica, diciamo, un po' d'aperitivo. Grazie a tutti e la linea ritorna a Chloe. Urbex Sound.